Ciao. Allora, innanzitutto buongiorno. Noi siamo al mare, ovviamente anche oggi siamo venute presto, Jenny. Più o meno che ora sono adesso? Non lo dico tutto perché ti ho fatto la borsetta. Ma come? Vabbè, Jenny tiene anche la mia borsa. Sono alle 8 meno 10. Anzi, dai, però siamo venuti molto prima, cioè è già tipo da un'ora sì, che siamo qui. Più o meno, sì. Più o meno. Comunque il mare alle 7 di mattina è stupendo. È vero, è vero. Vabbè, qui passano persone, ci fanno la corsetta. Esatto, cioè, però fanno a la me corsetta. Non arriva, vanno con la bici, un po' con tutto, ecco. Anche sui monopattini, cioè. Sì, sì, ma non sempre, poche volte. Aspettate un attimo, Gè. Ti spiego, vieni da qui. Ok, vabbè. Torniamo. Scusate un attimo, ma non mi va appunto di riprendere le persone che passano dietro, quindi ho girato un attimo la fotocamera. Ma che sta facendo? Sto facendo fare il vabbè, ti ho spiegato più o meno. E comunque, vabbè, ovviamente passano, che devo fare io? E abbiamo già sistemato tutto, poi dopo vi farò vedere come abbiamo messo gli ombrelloni, la sedia a sdraio. Ah, e poi Jenny, Salvatore e mia mamma hanno già fatto la colazione. Vuoi dire che cosa vi siete mangiati? Un giacottino. Mamma? Mamma un cornetto con la crema, Salvatore non ho la più bella idea. Io ho provato il giacottino, è diverso da... Vieni. Diverso da, dalla solita ciambella, dal... No, allora io invece praticamente non volevo nulla a questo bar perché c'erano solo cose dolci e quindi poi sono andata qui a un bar vicino, al Lido, e poi alla fine ho preso un po' di patatine così classiche, certo. Perché neanche qui avevano tante cose salate, hanno solo mi sa una pizzella, però la pizzella non la volevo e quindi ho preso le patatine. Benissimo. Scusa, ma però... Comunque oggi torneranno i panini sulla spiaggia perché oggi non farò nessun ordine, mio padre ieri ha comprato sì, i panini comprato. E quindi torneremo con i panini e dopo ve li faremo vedere perché sì. Mi sa che li dobbiamo preparare sì, noi. Sì, cioè. Li dobbiamo fare noi perché li abbiamo comprati e li dobbiamo assemblare. Benissimo, quindi dobbiamo proprio farli noi oggi sì. E poi ha preso anche delle bibite papà se non sbaglio. Però non lo so se la vabbè, allora vi faremo vedere tutto dopo, dai. Sì. Ah, comunque Jenny stamattina ha fatto un po' la fotografa, mi ha fatto un po' di foto. E in solo cambio? Che in cambio io le ho regalato due caramelle da 20 centesimi, perché ovviamente adesso quelle da 10 centesimi non ci sono più, cioè sono aumentate pure le caramelle, sì. Però vabbè, non fa niente. Comunque io in cambio, cioè Jenny mi fa le foto e io le caramelle. Appunto, le ho regalato due caramelle. Cioè Jenny, hai ottenuto un premio stamattina, che vuoi di più dalla vita? Niente. Comunque dopo vi faremo vedere tutto quello che mangiamo. Sì. Mi sta gonfiando questo gommone, ma dove l'avete comprato? La coppa. Ma con i punti o così? No, praticamente tipo dopo 10 euro di spesa ti davano questo coso a 4 euro. Ah ok, quindi dovevi fare 10 euro di spesa e poi aggiungere 4 euro sì. Per prendere questo. Ma c'era anche di altri colori? Sì, c'era pure rosa, però io ho detto no, va bene, dammelo gelato. Tanto sinceramente il colore non mi interessa. No, non hai fatto bene, ma io ho questo qui blu e non rosa. La prima parte l'ho gonfiata. Ma cos'è? Una specie di... Una specie di amaca, buono, non è la più pulita di te. Non è un materassino. No, tipo ti devi poggiare qua, ma sicuramente non mi metterò mai qua, mi interessano solo da questi. Però secondo me deve essere comodo, cioè nell'acqua. Mica ti devi sdraiare perché sennò è troppo piccolo. Ti devi tipo sedere o magari non lo so. Ti poggi praticamente? Sì, ti devi poggiare. Sennò... Vabbè sì, giustamente non puoi proprio sdraiarti. Però secondo me è comodo anche per poggiarti ecco nell'acqua. Sì. Ma secondo me già dovevamo portare un gonfiatore. Non farlo così con la bocca. Che ne dici? No, sto scusa. Tranquilla, sembra che mi sto buggiando col corpo. Va benissimo. Brava, brava. Comunque io sono sulla sedia a sdraio. Ah, e mia mamma ha già montato il primo ombrellone perché ormai, vabbè, lo sapete, adesso ne abbiamo due. Quindi la mattina mia mamma deve mettere due ombrelloni. Jenny, a chi guardi così? Stavo vedendo la gatta. Ah, e poi abbiamo trovato un modo per aggiustare questo ombrellone. Cioè, non siamo stati noi, ma è stato praticamente un parente di mio padre che ci ha dato... questa cosa qui, questa specie di barra. Mamma, ecco. Mamma, poi questo non c'è niente di fare su su qua. Ma infatti sì, già lascialo direttamente gonfio. Sì, vedi, questo è già rosa.
Sì, brava. Ah, e poi mia mamma prima di mettere gli ombrelloni fa praticamente delle buche, perché qui ci sono dei sassi enormi. Sai quante persone ci sono stamattina? A parte che prima ce n'erano ancora di più, però adesso stanno tornando tutti a casa perché è ora di pranzo. Comunque nel frattempo abbiamo ordinato anche una poke. Ne ho presa una perché la dividiamo, anzi l'ho presa un po' più grande apposta. E tra poco ve la faccio vedere. Ma cosa c'è scritto sulla busta? No, che c'è scritto? Natasha, non leggo, cioè... Natasha, grazie mille per il tuo ordine. Ah, ok, e comunque tra poco ve la farò vedere. E ne ho presa solo una perché oggi mangeremo i panini, vi faremo vedere anche quelli. Allora, questa volta nella poke ho messo due uova, cioè in realtà è uno, però è diviso a metà. Poi l'edamame, il pollo, l'avocado, l'olio, le zucchine e le olive nere. E vabbè, come riso ho scelto sempre il riso quello tradizionale, quello il riso classico. Bianco, sì. Comunque già dovremmo provare quello nero, il riso. Sì, però è buono. Perché hanno detto che è buono. Comunque sì, è la prima volta che prendo la poke con il pollo, Jenny. Secondo me è il pollo asciutto, quindi... Sì, vabbè, infatti. Di solito la prendo sempre con il salmone cotto e i gamberi, però questa volta abbiamo cambiato. Comunque, adesso mangiamo questa, cioè la proviamo un po' tutti, sì, praticamente, e poi faremo i panini. Ho mangiato qui la mia porzione del poke. Devo dire che con il pollo è buona, però preferisco mangiarla con il salmone e il gambero cotto. Infatti mi sa che continuerò a prenderla in quel modo. Vabbè, oggi abbiamo fatto un'eccezione. Comunque nel frattempo mia mamma sta preparando i panini. Allora, Jenny l'ha fatto con il capicollo, sì, piccante. Salvatore l'ha fatto con la casa di tacchino, che però l'ho già mangiato. Vabbè, qui sono gli altri panini. Poi mio padre ha comprato anche le bibite. Ha preso queste, la cola, cioè... È una specie di imitazione della Coca-Cola, più o meno. Ovviamente è più buona la Coca-Cola, quella originale, ma non fa niente. Anche queste, dai, non sono male. E questo che cos'è? Ah, prosciutto crudo. Questo è il prosciutto crudo. Poi c'è il piccolo della fettina, tira solo queste cose. Io sono un po' indeciso, Gianni, se farlo con il prosciutto crudo o con il capicollo. La fessa di tacchino è poca, Gianni. La dovete finire, sì, però penso che la fa mamma, quella. Ah, e poi qui ovviamente c'è l'acqua, però questa è calda. E invece nella borsa figo abbiamo una bottiglia d'acqua fresca, sì, congelata, ecco. Però forse già è meglio se beviamo questa, quella magari, sì, fa male. Magari la uniamo. Hai ragione, sì, possiamo unirla. Io ancora sto aspettando, perché abbiamo solo un coltello, quindi niente, dobbiamo aspettare. Già, ne è buono? Io sinceramente preferisco più le ciabatte, non mi piacciono tanto questi panini così. Non ce n'erano ieri, già. Ma la pena queste abbiamo trovato. Come mai? Ah, ma siete andati ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio non c'era tanto pane. Ma fa vedere il prosciutto crudo, vieni qua. Ma si smanda tutto il panino. Vabbè, dai, non c'è neanche tanto grasso questa volta, e dai, rispetto alle altre volte. Era l'inizio. No, allora io farò il mio panino con il prosciutto crudo, ho deciso, Jenny, basta. Va bene. Sì, sì. E allora possiamo salutare, che ne dici? Ciao. Sì. Ciao.